Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Forza Horizon 5. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, signori. Oggi è arrivato il momento che stavamo tanto aspettando. Siamo intanto con il nostro mitico transit del mercato. Poi ci faremo un furgone da derapata, signori. Ho visto che avete apprezzato l'idea. Ma questo non è da derapata, ma... poi è da farsi. Comunque, indipendentemente da tutto, signori, andiamo a ritirare finalmente la nostra mitica, magica, attesissima, porca mignotta. Ci ha fatto aspettare 6 anni questa Ferrari F40 competizione dell'89, signori. Ci siamo, ci siamo. Già è di classe S2 perché, come detto, è la versione competizione pronta per il ritiro. A posto. I can't believe we found an F40. Keys are in the ignition. Enjoy. Sì, che trovare un F40 così a caso ci sta, ci sta. Guarda qua che spettacolo. Guarda qua che spettacolo. Una delle auto più iconiche della storia di sempre, una delle auto più belle di sempre. Che spettacolo che è la F40, signori. Questa è la versione competizione, quindi, come detto, più avanzata della versione normale, più racing, si vedono un po' di cose diverse, l'alettone nella parte posteriore, i cerchi, i fari davanti che non sono più quelli a scomparsa, il cofano motore un po' diverso, anche un simil body kit un po' diverso rispetto all'originale. E adesso, signori, l'andiamo a provare. Naturalmente andiamola prima di tutto a selezionare. Saliamo a bordo della F40 che andremo prima ad utilizzare eventualmente in una gara easy e poi facciamo pure qualche modifichina, che dite? Intanto vedete anche il contachilometri e... Ah, siamo in autunno, ok. Stagione dei temporali. Perfetto per utilizzare una Ferrari F40, no? Chi non predilige un F40 quando c'è un temporale? Allora, va bene. Queste sono le nuove garette aggiunte, ma noi ci andiamo a fare ancora quelle che abbiamo. In realtà, poi, una volta fatte tutte le gare disponibili, ci andiamo a spippolare anche... Stiriamola un pochino. Mamma mia, quanto è bella. È dell'89, cioè, per dire. Bella. Si può fare ancora di più, tra l'altro. Però mo la testiamo un attimino così. Su strade asfaltate. Vediamo un pochino di... Allora, andiamo un pochino sulla mappa per vedere quale garetta ci siamo lasciati. Vabbè che l'ultima volta abbiamo fatto quelle gare che in realtà non siamo riusciti a completare con quei due trabicoli che avevamo modificato, che però hanno avuto un gran successo, Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete, per supportare anche l'utilizzo di determinati barilotti in gara. E poi, per quanto magari le loro prestazioni siano eccessive ma non tantissimo bilanciate con gli avversari. Però questa ci sta, temporale, perché le gare poi te le adatta a quello che è la situazione della stagione. E poi, naturalmente, non mi sono dimenticato della garona che dobbiamo fare, don't worry. Voglio prima provarla di base, poi qualche modifichina e poi l'andiamo a testare con... Hai perso diverse, che ne dici di abbassare il livello di difficoltà a superiore alla media? No, non lo abbasso a superiore alla media, perché prima avevo delle auto di merda. Adesso ho una Ferrari F40. Guarda questo. Mo ci rompono il culo pure così, no? Dai, guardale. Mamma mia, pure l'F50. Oddio, l'F50 però. Il problema è che la dobbiamo comprare, mi sa che costa una madonna. In realtà la difficoltà mi sa che potremmo anche alzarla, no?
Non mi ricordo qual è quella superiore alla molto abile, se è esperto o meno. No, vabbè, però pare che va bene. Calcolando che ci sono altre due auto davanti a quest'altra Ferrari in terza posizione, per l'appunto, noi prendiamo il palettino. Attenzione, mi scusi, da Enzo, che comunque rimanda un pochino allo stile della F40, ma la F40, oh, rimane ancora, secondo me, intoccabile. Noi stiamo aspettando anche la, che era la Ladino, l'altra Ferrari che stiamo aspettando, no? Non mi ricordo che altro bolide stiamo aspettando. Sempre Ferrari, 250 GTO? Non mi ricordo. Non quelli là davanti però, piano? No, dai che li riprendiamo, dai che li riprendiamo. Questa è la Ferrari F40 competizione di base, che come detto è comunque una versione elaborata della Ferrari F40 normale, che comunque era un mostro di potenza, e in queste condizioni sarebbe stato veramente improponibile guidarla in real life, nel senso che comunque aveva anche fin troppa potenza per quello che poi offriva sotto gli altri punti di vista, per dire, anche, cioè non era facilmente gestibile una F40, era un mostro di potenza. Anche gli pneumatici, per quanto nella versione base anche fossero piuttosto massicci, non erano abbastanza per la potenza che quest'auto andava a scaricare sull'asfalto, quindi bisognava essere, insomma, bisognava tener manico pure per portarla, E oh, qualcuno ci ha lasciato anche le penne, che giustamente, per carità, è un'auto, praticamente era un'auto, pensiamo a quando è stata concepita, un'auto praticamente da gara, però non è che la vendi solo ai piloti, la vendi a chi c'ha i soldi per comprarsi. Però è una di quelle che richiede una qualità nella guida. Attenzione, perché questo lo dobbiamo ripiare. Attenzione, staccata, ci proviamo. Manteniamo l'interno, tiene bene, grande così. Alla terz'ultima curva riusciamo a guadagnare la prima posizione. Ultima staccata per noi, neanche troppo staccata, e arriviamo a filo a vincere la gara con la F40 competizione. E si va a vincere, si va a vincere. Molto bene, molto bene. Pure l'F50 è una gran bella chicchetta. Però, se non ce la regala, tocca spendere una manicata di soldi. Che per carità, per un F50 si fa, si fa. Però, insomma, bisogna vedere anche effettivamente quanto costa. Signori, per quanto sia devastante, andiamo a vedere se c'è qualche modifichina. Mamma mia, che roba. Allora, andiamo in potenziamento e messa a punto. Vediamo un pochino. Ah, vabbè, il motore, il motore non lo andrei a cambiare, perché ci lasciamo il suo. Ci lasciamo il suo. Per quanto riguarda la trazione posteriore, la trazione posteriore anche questa va lasciata. Mentre vediamo magari qualche altra cosa. Il cambio, vabbè, non credo che 10 velocità, 9, 8. Vabbè, qua cambia ben poco in realtà. Però un 10 velocità ce lo vedo, eh. Differenziale, anche no, probabilmente già lo monta da gara. I freni andiamo a vedere, si può fare di più? Direi di sì. E fuoristrada è smorzato per la sbandata. No, anche qui già ci sono quelli da gara, giustamente. Andiamo a vedere invece lato pistoni da gara. Pistoni da gara ce li mettiamo. E anche questo qui. Per quanto riguarda i cerchi, allora, vabbè, distanziali
In realtà ci potrebbero anche stare, per questa qui, perché comunque ha un body kit abbastanza importante, quindi tutto sommato ci stanno anche benino, oltre, vabbè, aumentano una caratteristica che a noi non interessa, però ci stanno bene. Per quanto riguarda i cerchi, allora... signori, poi vi dico perché... Andiamo a vedere un pochino. Come possiamo. Belli, 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 belli. E pneumatici, che cos'ha? Da accelerazione, quindi già quelli da gara, eh. Sì. Quelli da neve sarebbe pure una finezza. La grandezza va bene così, più grande non mi ci piacciono neanche esteticamente, se devo dire la verità. Forse al posteriore ci starebbero anche discretamente bene, ma tutto sommato nel complesso dell'auto ci stanno bene, mantenuti con questa grandezza. Quindi, cosa abbiamo modificato? Tutto il modificabile, giusto? Mi sembra di sì. Installa assetto, perfetto. Ora signori, andremo a vedere un pochino lato estetico, lato... Allora, la Ferrari F40 è rossa, la Ferrari F40 è rossa, ci sta tutto bene, a posto, ma so che in tanti magari mi bestemmieranno dietro per quello che andremo a fare, ma se vi incazzate per così poco significa che non ci avete una sega a cui pensare tutta la giornata, e quindi vi invidio. Ma a parte, no, a parte gli scherzi, signori, lo voglio fare di un colore, di una F40 che ho anche visto e sul quale mi sta veramente a cuore questo cambio, perché ci sta bene, ci sta bene. Allora, il rosso è il suo, non si può dire niente, il rosso è il suo, ma guardate un attimino come, non so se anche qualcuno di voi abbia avuto occasione di... Se becchiamo quello giusto, signori, è un verde molto particolare, discretamente scuro, che sulla F40, non è la F40 competizione, ma se non erro l'ha fatta un collezionista, tra l'altro italiano barra pilota, di un verde, la Ferrari F40 normale, non quella competizione, e ci sta veramente molto molto bene. Come detto, per carità, il suo è il rosso, ma signori, questo verdone... È più... vabbè, non so quanto vi possa... Più questo. Io ce la vedo bene. Io ce la vedo veramente bene di questo colore. Con i cerchi così va benissimo. E... Vabbè, le pinze possiamo lasciare anche quelle. I vetri, oddio. Tutto sommato... No, anche così li lascio. Signori, ci sta, ci sta. Ditemi cosa ne pensate senza... Don't worry. So che molti manterrebbero senza ombra di dubbio il rosso. Però, calcolate, signori, siamo in un gioco. Il bello di un gioco del genere è anche quello di fare le auto come normalmente non sono. Perché se no vedremo tutte le Subaru blu, per dire, tutte le Ferrari rosse, tutte le Mercedes argentate, il classico colore. È bello anche andare a provare degli esperimenti su determinate auto per vedere un po' come possono stare con altre colorazioni. E questa qui, come detto, avevo visto in foto anche una Ferrari di questo colore. In realtà l'ho cercata perché è un colore che... Vi ricordate l'altra volta in cui ne parlavamo di un verdone piuttosto scuro? E avevo detto, guarda, secondo me sta bene in tante auto con i colori così, con gli interni. In realtà qua ci starebbero bene gli interni. Si potrebbe scegliere sia un bianco pelle bianca o anche pelle marroncino tipo caffè, che ci sta ancora più da Dio. I cerchi mi ci garbano, ci stanno benissimo così, quindi fatemelo sapere, signori, se aveste mantenuto il rosso o se anche voi, insomma, tentando magari anche qualche colore insolito per la F40, di che colore l'avreste fatta, di che colore vi piacerebbe vederla. Mamma mia, che bella.
A me sto colore non mi dispiace, perché è un po' il colore tipo della mia maglia, che voi non riuscite a vedere probabilmente per il green screen, però è un verde piuttosto scuro. E onestamente mi ci piace. Comunque, tornando a noi, signori, dovevamo fare playlist del festival. No, ho sbagliato, era l'avventura Horizon. Avevamo... Allora, gare su strada in realtà l'avevamo già sbloccata, la mega garona, ma non l'avevamo ancora fatta. Stessa cosa per questa qui, che è l'ultima proprio. Mentre sulla mappa avevamo sbloccato, se non sbaglio, qui sotto. Eccolo qui, The Colossus. Una gara, come vedete, va verso l'alto, poi si perde dalle altre parti. No, trasportiamoci direttamente qui. Dovrebbe essere piuttosto lunga come gara. Immagino che la più lunga sarà quella finale. Però la gara, il colosso, è comunque quella che termina l'avventura delle gare su strada di Horizon. Noi ne abbiamo forse qualcun'altra sparsa da qualche parte, ma questa diciamo che va a terminare il tutto. Il colosso, 55 km, guardate là che spettacolo. Ci facciamo praticamente buona parte della mappa nord di Horizon, poi scendiamo verso sud, verso la costa, per poi andare in quella zona che apparentemente potrebbe essere desertica, se non sbaglio. C'è una zona un po' desertica ai bordi, ispirata alla famigerata carriera panamericana. Questa è la gara punto a punto definitiva su strada, uno zigzag di 55,2 km attraverso il Messico. Mamma mia, signori, questa era da fare con l'F40. Questa era da fare con l'F40. Per forza di cose. Per forza di cose. Una garona del genere, 55 km in F40, va fatto. This is a Colossus, the biggest road race we've ever made. Are you ready? Siamo qui apposta. Siamo qui apposta. Vediamo tanti altri bolidoni. Vediamo la nostra F40 come si comporterà su questa gara lunghissima. Dove forse ci sarà da sudare? Vediamo. Iniziamo subito a superare la nostra sorella più giovane. Attenzione! Allora, poi magari quando pure la visuale dall'interno, comunque con sto bolide, aspetta. Madonna, tamponata la Lamborghini! È una figata sta visuale, però non vedo una sega. Quando capitano quelle curve che sei incollato un'auto davanti, non vedi assolutamente niente, quindi... Però... Sai che dietro di te, dietro le tue spalle, c'è un motorone da panico. In realtà nella versione competizione, non mi ricordo se c'era, mi sembra di base era il 2009. Piano. Non so se nella versione, guarda qua le due F. Porca mignotta, come vanno a sverniciare la Lamborghini. Siamo in... Oh, madonna mia. Oddio, in curva devo ancora farci un attimo l'occhio, perché andiamo sempre un po' troppo lunghetti. Attenzione qui all'interno, lotta con la F50 che superiamo all'interno. Siamo al 12% di gara. Sfruttiamo il bolidone. 10 marce, quindi dai a cambiare qua. Arriviamo sui 340 km orari quasi. Qua lasciamo scorrere. Qua inchiodiamo un pochino di più. Frenatona. Affondiamo il gas. Affondiamo il gas. E andiamo all'inseguimento del primo, che sta andando veramente a cannone. Vediamo se il gruppo si andrà a ricompattare. Poi ci aspetta nella zona nord una sessione zigzag veramente importante. L'avevamo visto sulla mappa di presentazione, che c'è una zona molto più
tornantosa. E lì potrebbe essere un po' più un problema, perché effettivamente a livello di curve forse tende a sottosterzare un pochino, ma niente di irreparabile rispetto ad altri veicoli. E poi pensiamo un attimino eventualmente all'ultima gara, se farla con l'altro gioiello dimenticato, dimenticato l'altra Ferrarina che abbiamo in garage in fase di riparazione. Attenzione anche all'altra Lamborghini sesto elemento FE Forza Horizon Edition, immagino. Forza Edition, senza l'H di Horizon. Attenzione qui. Sì, in curva si va a perdere un pochino, ma l'importante è non farci distanziare troppo. Qui sfruttiamo il motorone, andiamo in scia anche. Mamma mia signori, 378 km orari mi sembra di aver letto. Spaventosa questa F40 green, con questo colore un po' strano per quest'auto, ma che dovevo metterlo perché è un colore che Orco 2 che mi garba tanto. Non è proprio il verde sportiveggiante, che è un po' più acceso. Attenzione la F50, non pensavo fosse così vicina. Però è un verde che ultimamente stiamo utilizzando, a parte anche per l'avatar. Ho fatto un po' più scuro del verde acido, che è... ma il verde in generale è sportiveggiante, poi indipendentemente dalla tonalità. Però questo qui ci sta molto bene, infatti ci abbiamo fatto anche la livrea per la nostra... lo stiamo usando per tutte le nostre livree ormai, livree ufficiali sono un po' di verde, un po' di bianco. Credete che ci sta bene col bianco sto verde? Guarda come sta bene, vedi? Guarda. Ah scusa, no, volevo vedere un attimo l'accoppiata verde e bianco, ma è stato un po' aggressivo il tentativo di apparare i colori, ma è stata probabilmente una strategia per favorire la nostra compagna di scuderia, l'altra mitica F50. Ma ricordate l'F50 Need for Speed Hot Pursuit? Need for Speed 2 Hot Pursuit, cioè quello per PS1. Guarda come entra in curva la nostra F40. Grande prepotenza per lei, che prova a recuperare qui in velocità. Si affiancano milioni di dollari di auto, staccatona e si va a prendere la prima posizione. Attenzione qui, come detto, in curva dobbiamo gestire un pochino, andare con finezza e leggiadria. Siamo quasi al 50% di gara. Sì, noi... oh, attenzione perché la F50 ha perso anche l'alettone. Non credo che l'abbiamo fatto perdere noi, perché quando stavamo dietro a lei ce l'aveva ancora, quindi probabilmente è stata la Lamborghini in recupero che gli ha dato una sonora tamponata. Attenzione, manteniamo la linea, la traiettoria, ci stiamo avvicinando alla zona con un sacco di curvoni, apparentemente anche qualche tornantino, quindi lì forse qualche difficoltà in più per noi rispetto Orco 2, rispetto all'F50 non lo so, perché comunque anche lei è abbastanza massiccia, ma sicuramente più agile per come è stata, cioè questa qui che ci sta inseguendo, l'ho vista un po' più agile nelle curve, così come la Lamborghini sesto elemento, che posizione FE dovrebbe essere abbastanza prepotente, per quanto a noi non ci ha dato grandi soddisfazioni, cioè
Preferisco nettamente questa F40 con anche le sue difficoltà, ma con un gusto di guida che è tutto un altro passo. Attenzione. Dai, qua possiamo farci un po' di... Visto che siamo in testa, possiamo vedere un po' meglio la strada e quindi possiamo eventualmente godercela anche dall'interno. Sentiamo un po' anche il sound. Lunghi, attenzione. Lamborghini va a prendersi la seconda posizione. Parte un po' più guidata questa. Il gruppo si ricompatta. Un po' l'effetto elastico, che però ci sta bene almeno. Attenzione, tamponata. Ecco perché la F50 ha perso l'alettone, il vizietto della Lamborghini sesto elemento di tamponare gli avversari. Superata da un'altra Lamborghini sesto elemento, questa volta in versione black. Solo noi ce l'abbiamo, verde sportiveggiante. Sfumature di verde, dove stiamo andando? Attenzione! Non esagerare troppo, che un attimo qui a ad andarcene all'aceto e poi voglio vedere come li recuperiamo. Attenzione, teniamo traiettoria larga. Incollata l'altra sesto elemento. Attenzione. Grande così. Sì, me la sto facendo un po' con la visuale dall'interno perché mi garba. Pedala alla mano mi piace. Come detto, quando sei in testa lo puoi fare perché vedi un po' meglio la pista. Quando sei dietro gli altri non vedi una sega, quindi insomma, è un po' meno utilizzabile. Anche perché se vai a vedere la minimappa ti schianti male. Attenzione, inizia a farsi vedere negli specchietti che in realtà noi non vediamo, quindi poco male. Alziamo un po' il piede. Attenzione qui. 1-2 in quel curvone. Guarda come spinge, guarda come... Quanto ne ha. Fiancata fatta, signori. A velocità estreme. Altra fiancata fatta, signori. Dobbiamo renderla comunque un'auto dinamica, speculare. E quindi fatta una fiancata che fa, fai l'altra. Eccoci nella zona marittima, lungo la costa. Linea teorica, non lo so, vedo case, non sono case, vabbè, quelle altre però sì, un po'. Vedete che qua c'è già più del terriccio, della sabbietta, questa è vicino dove abbiamo il villino noi, eh. Però non abbiamo comprato più case, vabbè, tu dici, il cazzo compri a fare le case, cioè le macchine da comprare, compri le case. In realtà le case ti danno un po' di bonus, ma per quello che ci interessa. Vai di fino. Attenzione, qui si rischia un po'. Riprendiamo subito il ritmo. Che poi in realtà in linea generale ci sono anche delle auto, perché vedendo anche due, ogni auto quando vai a dare i punti maestria d'auto là,
Vedete, ci sono i bonus, esperienza, più punti in derapata, catena abilità, eccetera, eccetera. Ci sono molte che ti sbloccano anche la ruota della fortuna, anche la super ruota della fortuna. E ci sono anche alcune auto che in realtà non costano neanche tantissimo, della serie. Prendi quell'auto, la compri, fai la ruota della fortuna, probabilmente ci riprendi più soldi di quello che hai pagato l'auto, quindi potrebbe essere anche un'idea. Immagino, no? Perché le super ruote della fortuna, bene o male, ti danno anche abbastanza soldi. Se uno riesce a beccare qualche auto di queste che magari costa poco e niente, si può fare, no? Immagino che a volte ti può andare bene, a volte male, perché sennò bammete. Però dobbiamo provare. Tanto siamo arrivati all'ultima parte di gara, qui zona un po' più bruttina, io preferisco sempre la zona un po' più montagnosa, la zona un po' più nordica rispetto a questa che è tutto secco, arido, che stanno le balle di fieno che rotolano, e la sabbia, insomma, zona un po' così, ci garba fino a un certo punto. Bella comunque, anche guidata dall'interno, anzi ancora di più. Attenzione, stiamo prendendo il... Ormai hanno alzato il piede, ormai hanno alzato il piede, sanno che non possono nulla contro il nostro bolide, la nostra F40 verde sportiveggianza. Guardala lì, che spettacolo, che spettacolo. Abbiamo mantenuto la prima posizione per un bel po' di strada, gara in 14 minuti. E quindi sì, vabbè, oggi praticamente abbiamo spippolato tanto questa gara, però ve la faccio vedere tutta perché è una figata. Non so se ci abbia sbloccato anche qualcosina in più, ma vediamo. Cento, cento. 100, 100. Poteva andare meglio, la D-Type, ad esempio. Non per qualcosa, il golfino ci sta. Ma non è che costava tanto, ce lo potevamo pure comprare. Insomma, ce lo potevamo permettere. La D-Type forse anche meno. Va bene, va bene. Allora, vediamo. Che robina, che robina. Allora, va bene, per oggi mi sa che siamo andati anche un po' lunghetti perché questa gara effettivamente era abbastanza lunga, quindi. Poi andiamo a vedere un pochino di garette random che ci sono. Dobbiamo continuare ancora i capitoli, quelli là, poi ci sblocchiamo l'ultima gara del pacchetto. Maestria dell'auto, qua qualcosina la possiamo sbloccare, va. Vabbè, possiamo sbloccare un botto di roba, in realtà. Vediamo. Punteggio abilità combo. Questi pure. Poi magari prendiamo un'auto qua, un'auto là per sbloccare magari qualcosa di particolare. Dipende dalla stagione, vediamo. Vedi? Due giri della ruota della fortuna. Poi faremo anche l'episodio dedicato ai giri della ruota della fortuna. Ne stiamo ancora accumulando. Magari questa certo non ne vale la pena comprarla per sbloccare quello, ma insomma. Nei prossimi 10 eventi su strada. Sì, un po' di cose si possono sbloccare. E vediamo un attimino per quanto riguarda. Niente, autunno ci stanno macchine di merda, onestamente. Inverno. Allora, la Porsche Carrera GT, quella ha un sound a dir poco impressionante. Primavera se può skippare. E poi scusa, Porsche Carrera GT non credo che ci sia tra le acquistabili in modo normale. Quindi per forza alcune auto le trovi solo così, se non ricordo male. Ma la Porsche Carrera GT non dovrebbe esserci. Andiamo a vedere se arriviamo a...
Porsche. No, in realtà ci sta. Porsche Carrera GT del 2003. Quella forse è una versione un po' particolare. Questa costa 1 milione. Questa però forse l'andrei ad acquistare più avanti. Questa non so se vi ricordate, ma ha un sound a dir poco spaventoso, sta macchina. Formula 1 praticamente, Formula 1. Vediamo anche lato Porsche. Ah, un'altra. Vabbè, poi vediamo un pochino perché di Porsche diverse ne abbiamo. La GT poi l'andremo a comprare. Sì. Vabbè, ce ne stanno di auto da acquistare e modificare. Questa è una bella bestia, questa è una bella bestia che spero che magari. Non lo so, sapete perché? Perché quando andiamo a vedere. No, i gioielli dimenticati non ti fa. No, non te lo fa capire. Sarebbe un'altra auto interessante. Ah, comunque sì, la 250 GTO del 62. Questa, volendo, si potrebbe anche modificare per fare l'altra mega carona, eh. Noi dobbiamo ancora raccattare la Mustang, il carrettino. O famo, non vi preoccupate. E poi questa qua non scoperta. In realtà non ce l'ho neanche selezionato. Però alle prossime andiamo a ritirare anche quelle lì. Mentre al momento abbiamo, prima di salutarci, dovremmo avere anche notizie. Beh, notizie non ce ne frega niente. Questi li riscattiamo, i punti. Il regalo. 100! 100! 100! 100! Anima degli mortacci tua però, guarda là, il Mercedes, l'Aston Martin. Che me dai la musica di Ori and the Blinding Forest, danza classica, 35, 100, 100, IVA, vedi, questa è l'IVA, questa è l'IVA da pagare per le auto che abbiamo, certo la Ferrari 599 sarebbe stata meglio, 100 IVA, 100, 100 IVA, affanculo, va. Vabbè, va. Va bene così. Anche se trasferimento rapido. Fai sto trasferimento. Ma già ci stavamo, che te devi trasferire? La 599, quanto costa? Quanto ci costa il Ferrarino 599? La 488 pista, poi la prendiamo, eh. La 488 pista è da prendere assolutamente. 320.000 abbordabilissimi. La 599 c'è solo XX Evoluzione 2 milioni e 6. Beh, se ce la regalava era anche cosa buona e giusta. Dopodiché, andiamo a vedere a livello di Ferrari. 288 GTO. Milioni e mezzo, 16 milioni mi sembra eccessivo. Vabbè, la California ce l'abbiamo. Abbiamo, questa è l'F40 normale. Noi abbiamo la versione competizione. L'F40 normale 1 milione e 2. L'F50 normale costa 2 milioni. L'F50 GT dell'anno successivo, anche questa 2 milioni. Versione S modificata, appunto, che potrebbe essere intrigante anche. 288 GTO, anche un altro di quegli acquisti intriganti. Pista pure da prendere. Vabbè, signori, qua se no ci passiamo un'altra giornata. Quindi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, come detto, fatemi sapere la vostra, sia del color, sia delle prestazioni, sia di tutto. E soprattutto seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale. Sull'altro sito per le live potete trovare anche altre serie che stiamo facendo. Quindi, insomma, date un occhio. E dai, ci vediamo al prossimo appuntamento, ragazzuoli. Io parcheggio qua. Senza ammaccarla, però, dai.